Intanto vi ringrazio di aver promosso questa iniziativa e credo che ce ne debbano essere anche altre sul territorio perché sono utili a riflettere su una serie di argomenti che dovranno trovare poi una strada comune che è quella del piano della prevenzione che ci accompagnerà per i prossimi 4 anni. Direi che i sogni come la prevenzione e la fantasia non hanno confini, insomma, anche la prevenzione non ha confini. E alcuni sogni io spero che si realizzino, insomma, ad aprile avremo dei nuovi direttori generali. La sanità regionale sta scrivendo il piano di riorganizzazione, avremo quindi un nuovo settore, una nuova direzione, una diversa allocazione delle funzioni. Rimane sempre in dubbio la parte invece del denaro, perché quella continua a essere carente e precaria, però insomma, secondo me non è un problema di quantità, ma di chiarezza su come i denari allocati per queste funzioni devono poter essere spesi per queste funzioni, e questo però è un altro tema. Sono d'accordo con te, Renato, sul fatto che credo che questo breve spaccato che ho avuto insomma, in un contesto territoriale particolare, probabilmente non sovrapponibile a quello di altre realtà regionali, ma con alcune affinità sicuramente sì, dimostra che a volte si fanno già delle cose che sono sensate, che hanno il pregio di essere già in relazione, di aver già prodotto dei risultati. Il problema è un po' quello della motivazione, usando una battuta, insomma, qua si parla di empowerment. Noi credo che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un empowerment, insomma, tutto un empowerment, quindi il fatto di togliere risorse di personale, risorse economiche, motivazioni, insomma, alla fine alcune cose che si facevano hanno perso un po' di significato. E devo dire che forse è anche un bene, perché quando io sono arrivato qualche anno fa, non molti, insomma, quelli come Elena, assieme ad altri, ovviamente mi hanno un po' preso per mano, cercando di convincermi che le cose che si facevano erano giuste. No, non ne ero così convinto e non lo sono tuttora completamente oggi. Non voglio estremizzare, ma per rendere un po' l'idea, quando sono arrivato c'erano più di 50 gruppi di lavoro, 0 euro a disposizione per quest'area della prevenzione, o almeno teoricamente c'erano, nella pratica non si potevano spendere, e tutti quanti tiravano la giacchetta dicendo di al mio direttore generale che quello che faccio è la cosa migliore del mondo e che quindi sono indispensabile al sistema. Oggi abbiamo in 3 anni un po' migliorato, secondo me, l'assetto generale di questo piano della prevenzione, non ci sono più 50 o 60 progetti al cui interno dovevano operare delle persone che però non erano neanche informate del fatto che facevano parte di quel gruppo di lavoro. Ci stiamo ponendo un po' la prospettiva di migliorare la comunicazione del piano della prevenzione, perché è un tema fondamentale, cioè lo strumento di cui noi parliamo oggi e che avremmo per i prossimi 4 anni non deve essere un prodotto interno del sistema sanitario nazionale, dove quelli come noi, come voi, insomma, si parlano e si confrontano su un tema e poi, insomma, lo sappiamo noi quello che parliamo, no? E pochi altri. È una bella sfida, perché il piano della prevenzione vecchio si chiude con un saldo positivo, almeno formalmente. Una parte di questo giudizio positivo è molto autoreferenziale. Cioè, ci siamo detti che siamo stati bravi. Poi se è stato vero o meno questo noi in alcuni casi non lo sappiamo. È vero che il nuovo piano però ci mette di fronte ad una responsabilità maggiore nella governance e nel piano della valutazione. Cioè le cose che noi scriveremo e che ci accompagneranno per i prossimi 4 anni in qualche modo devono essere un po' più misurabili, più concrete, no? E questo ci fa uscire un pochino dal libro dei sogni e ci fa riflettere su uno dei temi fondamentali, cioè come fare a coniugare l'esigenza del territorio, la spinta che arriva dal territorio, alle politiche di sanità della regione, che non è automatico, no? Le istanze che arrivano dal territorio sono molto variegate, a volte anche discutibili, no? La partecipazione di per sé, come la burocrazia, non sono parole di per sé positive o negative, sono parole che hanno un significato e quindi recentemente, domani abbiamo questa discussione, un gruppo spontaneo si mette di traverso con il Comune di Torino su un problema di esposizione a onde elettromagnetiche, no? Che ha misurato e non sono presenti, cioè sono molto al di sotto delle limiti di legge. Il problema è che la percezione
dello stato di salute di queste persone, pone una domanda di salute alla regione e al comune. Dice: noi ci sentiamo peggio degli altri perché abbiamo quella improprio che ci spara addosso, e noi gli diciamo: non è vero, le misure fatte per ben 3 volte con apparecchi sofisticati danno risultati che sono 40-50 volte al di sotto dei limiti di legge, ma di fatto lo stato di ansia e quindi le patologie correlate, di sonno, lo stress, l'ipertensione, un paio di infarti, ma probabilmente non imputabili o dovuti alle attese, ma qualcos'altro, fanno sì che lì da una parte c'è una domanda di intervento della sanità pubblica, dall'altra c'è un insieme di misure che dicono che quello non è un problema sanitario, ma lo è diventato. Allora, il problema è quanto della domanda che arriva dal territorio debba essere tradotta in politiche sanitarie, che è lo stesso tema che si pone in altri settori dove noi abbiamo l'esigenza di conoscere meglio degli argomenti per poter deliberare, e questa si chiama valutazione del rischio, insomma, quindi un approfondimento serio di tipo tecnico-scientifico, indipendente, con tutti i crismi del caso, che però poi a un certo punto deve diventare gestione del rischio, e cioè trasformarsi in una politica sanitaria. Ed è lo stesso problema che abbiamo quando noi discutiamo di politica o di amministrazione. Quante organizzazioni hanno fatto bene politica e poi si sono trovate sedute sulla sedia del decisore e hanno fatto dei disastri? Quanti direttori generali della sanità che provenivano dall'area della prevenzione, quando si sono seduti sulla seggiola del direttore generale, in virtù di quel principio, di quel neurone che collega il cervello al gluteo, e quindi il cervello ragiona a seconda della seggiola che io occupo, fa sì che le convinzioni espresse nel passato, quando poi si è trattato di provare a produrre le politiche sanitarie, sono diventate altra cosa. Allora, questo è un tema difficile. Come declinare gli argomenti che la cittadinanza, che le forze sociali presenti esprimono in termini di lavoro, di sicurezza alimentare, di stili di vita, di benessere in senso generale, possono trovare spazio all'interno di politiche sanitarie. Negli ultimi anni abbiamo avuto l'esempio più negativo, nel senso che la politica non ha tenuto in minima considerazione tutto ciò che negli anni passati è stato costruito per dimostrare lo stato di salute buono o cattivo che fosse. Alle sorveglianze sanitarie, ai sistemi informativi, quindi ad elementi che potevano portare con una certezza in alcuni casi a dimostrare che non la salute individuale ma la salute collettiva richiedeva un intervento di politica sanitaria, questo intervento non c'è stato. E in virtù di quel principio che fa sì che oggi la speranza di un cambiamento secondo me c'è, e che poi alla fine ci si concentra su che cosa? Sul contingente, sull'ordinario, sulla cura, quindi sul funzionamento dell'ospedale, sulla difesa di un presidio sul territorio che di per sé ha tutte le ragioni per essere difeso. Non c'è sindaco che sia disponibile a perdere un ospedale che è sul loro territorio, perché quello è prestigio, è potere, è consenso nei confronti della cittadinanza. Il problema quindi non è tanto quello del continuare a discutere di quanti ospedali si debbano mantenere sul territorio e di quali prestazioni questi ospedali debbano erogare, quanto invece di provare a discutere del servizio sanitario, della sua complessità, ospedali, territorio, prevenzione. Io, se posso fare una critica a chi in questo momento mi dà da mangiare, insomma, che non sono solo i cittadini, ma è anche la politica che governa questa regione, è che io non voglio discutere della rete ospedaliera del Piemonte, perché credo che sia oggettivamente un argomento aggredibile sul quale bisogna lavorare, perché i campanilismi non sono più di moda, non dovrebbero esserlo in una situazione contingente di crisi economica come quella che viviamo. Però insomma, bisognerebbe partire prima dal far crescere un territorio che offre delle prestazioni e poi passare a chiudere quelle strutture che le stanno dando in modo oneroso e forse non di buon livello. Quindi noi qui partiamo invece dal fondo, cioè prima si parla di un riordino della rete ospedaliera e poi di una medicina del territorio che dovrebbe un po' cambiare e migliorare. Forse le due cose vanno abbinate, ma direi aggiungendo anche la terza, la prevenzione. Non so se in modo convinto o meno, secondo me lo è, l'assessore ritiene che in questa fase si debba cominciare a parlare di sanità in senso più ampio del termine, non soltanto degli ospedali e delle cose come soccorso, di come fare a coniugare interessi sanitari che sul territorio vanno ricomposti, quindi gli interventi di prevenzione, le offerte di servizi sanitari sul territorio e l'offerta ospedaliera.
perché se no non se ne viene fuori. I giornali parlano solo degli ospedali, la prevenzione, essendo il tema centrale quello dell'ospedale, non esiste, né in termini di finanziamento né in termini di politiche, e quindi è un po' una sfida, ma diciamo che abbiamo in questo momento una grande opportunità. È cambiata una giunta, cambierà il direttore generale, si rivedranno gli atti aziendali, c'è un nuovo piano della prevenzione, quindi non abbiamo incrostazioni del passato, possiamo provare a togliere quelle incrostazioni del passato, possiamo provare a trattare a definire una nuova governance con delle nuove forme di partecipazione, possiamo pensare, perché è stato scritto nel piano, che la prevenzione non sia soltanto quella cosa storica e quindi una pietra cardiovascolare che avviene, una pietra cardiotrasmissibile, che ne so, stili di vita, promozione della salute, ma ci sono anche dei pezzi che l'ambiente salute, l'accennato oggi si sviluppa un pochino di più, qual è il rapporto tra l'attività lavorativa, la vita quotidiana, lo sviluppo economico, insomma mi sembra un tema forte, importante. Se volessimo intervenire anche sulle politiche del lavoro, essendo poi alla fine della fiera quello che produce il finanziamento del servizio sanitario nazionale, perché comunque è pagato con la fiscalità, cioè se non c'è nessuno che lavora, nessuno versa i soldi del cassetto e l'impoverimento del sistema c'è. Quindi non in tutti i settori, ma in alcuni settori le politiche del lavoro in generale, anche quelle della sicurezza nei luoghi di lavoro, con le politiche di sicurezza alimentare non sono soltanto prevenzione, sono anche servizio. Sono anche certificazione, sono anche rispetto della legalità e sono temi che il nuovo piano include in senso ampio e completo del termine. A volte faremo fatica, sono convinto, a coniugare le esigenze che proverranno dal territorio in più modi, in più forme, perché noi avremo sicuramente da parte delle industrie una richiesta, una domanda di servizio più che di salute, avremo dalle associazioni, domande di salute, avremo da parte dei politici una richiesta di sostegno alle politiche territoriali. E questo è un altro tema che credo che debba avere spazio in prospettiva, che è quello della fruizione dei dati che il Sistema Sanitario Nazionale ha a disposizione. È vero, c'è la privacy, alcune informazioni non possono essere utilizzate in forma individuale, ma in forma collettiva non c'è nessuna legge che vieta di fare delle valutazioni. Il problema è che chi raccoglie i dati, INAIL in prima fila, ma l'epidemiologia di Gugliasco piuttosto che il Servizio Sanitario Nazionale suo complesso, tende a utilizzare l'informazione come monopolio di potere e quindi si fa il convegno una volta all'anno per dire come va la sicurezza dei lavoratori, come va la copertura vaccinale, come vanno le maggiori del governo del controllo delle malattie infettive e quant'altro. Ora, il problema è che queste informazioni, se siamo nel vero all'interno dell'informatica e dei sistemi informativi moderni e d'avanguardia, dovrebbe essere portata più vicino all'amministratore. Questo è un tema importante. Qualche paio di anni fa, 3 anni fa, con un progetto Interreg, si provò a fare un cruscotto che in qualche modo desse all'amministratore locale le informazioni sullo stato di salute della popolazione che lui amministra. E quel progetto lì a un certo punto è stato chiuso perché non c'erano più soldi. I francesi l'hanno proseguito e ne stanno traendo i vantaggi. Noi l'abbiamo concluso e non stiamo portando a casa il risultato di un lavoro che è stato fatto e che è prezioso. Perché provate a immaginare se un amministratore di un comune, sia esso della maggioranza o della minoranza, avesse a disposizione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione, sugli incidenti stradali, sulla offerta dei servizi di prevenzione da parte del territorio, e potrebbe cominciare a pensare che se è la maggioranza di poter avviare delle politiche in quel senso, se è nella minoranza potrebbe usare questi argomenti per sollecitare la maggioranza a farlo. Quindi in ogni caso il presupposto ideale sarebbe quello di avere un territorio che chiede, quindi pone al servizio sanitario una domanda, mentre invece nel passato noi abbiamo avuto molto spesso una sanità pubblica che non riusciva a comunicare le capacità di intervento sul territorio per fare prevenzione, cioè, quindi eravamo noi a dover andare dagli amministratori o dalle associazioni a proporre o promuovere iniziative. Se riuscissimo a fare, non dico in tutti i casi, ma insomma in una parte senz'altro sì, di fare in modo che siano i soggetti destinatari della prevenzione a chiedere al servizio sanitario di sviluppare o svolgere interventi del genere, vuol dire che avremmo dato un senso al servizio sanitario nazionale, per cui c'è un'aspettativa da parte dei cittadini che si trasforma in una domanda esplicita, che si trasforma in politiche sanitarie.
forse riusciremo a farlo, magari non in senso completo, ma ad avviare iniziative che in qualche modo fanno sì che esperienze positive, uno delle relazioni è stato interessante dire, siccome la partecipazione ha degli elementi, delle caratteristiche che possono cambiare da zona a zona, delle sensibilità anche, non è detto che un progetto che ha funzionato qui possa funzionare altrove, è vero. Però è importante che qualcuno altrove sappia che in questa zona il progetto c'è stato e ha dato dei buoni risultati. Poi ne prenderà in considerazione gli elementi, cercherà di promuovere quelle caratteristiche o la partecipazione da parte delle componenti del suo territorio. E non è detto che questo progetto possa produrre automaticamente dei risultati analoghi, ma sarebbe già utile per un amministratore che sta a Verbania sapere che sia a Vigliana o a Susa o a Moncalieri c'è stato qualcosa che ha dato un buon risultato, che questo risultato possa essere in qualche modo almeno conosciuto e analizzato e se l'amministratore lo ritiene o l'associazione lo ritiene anche sperimentato. Copertura finanziaria, insomma, anche qui non è, dicevo prima, una questione di soldi in più, no? Noi abbiamo avuto nel passato un po' la convinzione che il finanziamento della sanità è fatto col Fondo Sanitario Nazionale, indistinto o popolato che sia. E poi c'è la prevenzione, che deve avere dei soldi in più. È un approccio sbagliato, perché se lo Stato dà con un piano degli obblighi e su questo piano mette delle risorse, le attività previste da quel piano devono avere copertura finanziaria con quelle risorse. Che cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato il fatto che le risorse dello Stato arrivavano alle regioni, dalle regioni arrivavano alle aziende sanitarie, ma le aziende sanitarie avevano come obiettivo di mandato e di funzionamento altri obiettivi, ridurre il personale, ridurre la spesa pubblica, e quindi naturalmente le risorse che defluivano e continuano a defluire regolarmente, perché anche quest'anno sarà così, nelle casse delle aziende sanitarie, e vengono utilizzate laddove è necessario usarle. Per cui se ci sono delle debolezze in una determinata area si pesca anche da quella risorsa lì per coprire i fabbisogni di altre aree. Allora capite che se il presupposto è che un piano che ha un finanziamento produce risorse per fare altro, allora è chiaro che poi mancano le risorse soltanto per la prevenzione. Però insomma, 240 milioni di euro a livello nazionale distribuiti tra le varie regioni fa sì che la nostra abbia una disponibilità per il piano della prevenzione che si attiva attorno ai 17-18 milioni di euro all'anno, che significa che le aziende sanitarie riceveranno in proporzione sulla base dei criteri che la regione ha dato nel passato e che manterrà anche per il futuro, credo. Dopodiché vuol dire che i direttori generali queste risorse le hanno. Bisogna fare in modo che loro abbiano degli obiettivi da parte del governo regionale che vanno nella direzione di un potenziamento, di uno sviluppo di attività che sono coerenti con il piano della prevenzione. Dire che l'obiettivo è aver adottato il piano locale della prevenzione è troppo poco, perché è un atto amministrativo su cui poi nessuno va a esaminare se i contenuti sono coerenti con gli indirizzi del piano oppure no. Cioè, è l'atto, ma questo vale anche per la regione nei confronti dello Stato. Cioè, per quanto ci riguarda il LEA era aver approvato il piano nazionale nel passato. Oggi non è più così, il nuovo piano non è. Quest'anno l'obiettivo è quello di approvare il piano. E poi però ci sono gli indicatori di sicurezza, ci sono degli indicatori di risultato finale delle attività che vengono messe in atto, c'è una, come dire, rendicontazione un po' più stringente che costringe le amministrazioni, tutte quelle che partecipano a questo progetto, di dare il loro contributo. Che dire in sostanza? Cioè, mi pare che l'avvio, insomma, è un buon avvio, la volontà per cambiare esiste, probabilmente puntando a 100 arriveremo a 70 o a 50, però credo che insomma stiamo andando in una direzione secondo me giusta, quella di provare a dare un senso alle cose che stiamo facendo, cercando però di sfrondare quell'autoreferenzialità o quei progetti o iniziative che hanno un sapore corretto e condivisibile della partecipazione locale, ma che non producono granché sul piano poi della salute dei cittadini. Ce ne sono, insomma, non sono contestabili, perché la partecipazione è un valore, è un bene di per sé. Nell'ambito del piano di prevenzione deve in qualche modo avere un aggancio e una correlazione con quelle che sono le indicazioni del piano. Cioè il piano non è uno strumento libero, cioè non è un foglio bianco su cui uno ci scrive quello che fa. È un piano che ha dei macro obiettivi, ha delle regole, ha dei tempi, ha del cronoprogramma, ha delle forme di rendicontazione, ha degli obblighi da parte di chi in qualche modo lo deve poi rendicontare a livello nazionale, che sono anche penalizzanti sotto il profilo poi del finanziamento
servizio sanitario regionale. E questo è quanto, insomma. Quindi noi lì dentro dobbiamo stare. Se riusciamo a fare in modo che le esperienze, le forze, le aggregazioni territoriali abbiano chiaro qual è l'obiettivo di indirizzo e siano disponibili a condividere questo percorso, io non credo che sarà un problema di danari, perché è più forte la motivazione. Cioè, oggi credo di poter dire, poi magari voi mi smetterete subito, ci sono più soldi che idee. Cioè, la cosa difficile oggi è fare in modo che le idee abbiano la forza per andare avanti, a prescindere dal finanziamento, e molte volte sarebbe sufficiente questo. Poi a volte serve anche lo start-up, le risorse che vengono messe a disposizione, come dire, come avvio di determinati percorsi, secondo me sono sufficienti. Poi se i percorsi hanno un senso e coinvolgono culturalmente la popolazione, cioè a un certo punto alcune pratiche, alcune cose diventano una baseline. Cioè, oggi noi abbiamo una baseline bassa, supponiamo. Il piano prevede che lo standard si innalzi, tra 4 anni avremo uno standard più alto, io spero, e non è detto che quello standard debba essere di nuovo rimesso in discussione, probabilmente nel tempo diventerà la nuova baseline, quindi avremo modo di proseguire lungo il percorso tracciato. Io non ho altro da dire se non ringraziare tutti coloro che hanno discusso, lavorato e ci hanno creduto, perché è la